Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. E a te? È mai capitato di sentirti solo o scoraggiato? Prima o poi capita a tutti di sentirsi così. E in questi momenti è bello avere qualcuno al proprio fianco. Ora ti faccio ascoltare la storia di uno che ci è passato prima di te, precisamente 700 anni fa. Eccolo qui a piangere. Beh, dai, hai già immaginato di chi si tratta. Il suo nome è Durante, ma la maggior parte delle persone lo conosce come Dante Alighieri. Se ti stai chiedendo come sei arrivato in questo posto orribile, sarai stupito di sapere che non lo sa nemmeno lui. Quello che lo aspetta per tornare a casa è un lunghissimo viaggio. Un viaggio che passa tra i luoghi più inaspettati. Passa dall'oscuro precipizio infernale al purgatorio fino al paradiso. E dal momento che il nostro protagonista è anche un grandissimo poeta, racconterà tutto nel suo libro più famoso, La Commedia. Il suo libro è diviso in tre parti, una per l'inferno, una per il purgatorio e una per il paradiso, le cantiche. Ciascuna delle cantiche è poi divisa in canti, cento in tutto. Di solito c'è un proemio, ossia un piccolo brano all'inizio dell'opera che riassume il contenuto. Dante ce ne mette ben quattro: uno per ogni cantica e uno per l'opera intera. Ma torniamo al nostro protagonista, che è ancora perso nel bosco e sta cercando una via d'uscita. E quando ormai perse le speranze, trovò un monte sopra il quale vide di nuovo la luce del sole e comincia a sperare nella salvezza. Ma tre bestie feroci spuntano dal bosco. Una lonza, un leone e una lupa. Il nostro poeta comincia a pregare, pensando che non ci sia più nulla da fare. Ma ecco che all'improvviso arriva un aiuto inaspettato, un uomo. Il suo nome è Virgilio, quello dell'Eneide, sì. Dante non può credere ai suoi occhi, vede Virgilio, il maestro. Ma Virgilio non è certo lì per caso. È stato inviato da una donna Angelo che gli aveva chiesto di salvare Dante. Beatrice Beatrice è sempre stata la fiamma di Dante, una cotta che non l'ho mai lasciato, anche se lei non sembrava ricambiare. Fu davvero terribile per lui quando una malattia se la portò via, ma lei, che in fondo gli voleva un gran bene, non ha mai smesso di proteggerlo. Il compito di Virgilio però è molto più grande. Dovrà proteggere Dante nel viaggio più importante della sua vita. Lo so, lo so, ti avevo promesso che questo racconto sarebbe stato su di te. Ma non ti sembra che un viaggio all'inferno sia qualcosa che può capitare a tutti una volta nella vita? Infatti la commedia può essere letta in molti modi. Quando Dante dice di essersi perso in una selva oscura, si riferisce in realtà ad un altro tipo di smarrimento molto peggiore. Dante, facendo riferimento alla selva, vuole parlare del peccato, di una serie di scelte sbagliate, che lo hanno fatto entrare in una situazione così triste da non riuscire ad uscirne. Per uscire da questo bosco insidioso dovrà cambiare e imparare nuovamente cos'è il bene e cos'è il male. Per fare ciò dovrà vedere tutto il peggio di questo mondo. Così, senza perdere un secondo, il nostro protagonista e la sua guida si incamminano. I due si rendono subito conto però che entrano nel regno dei morti. Devono innanzitutto convincere Caronte a trasportarli sulla barca attraverso il fiume Cheronte, che separa l'antinferno dall'inferno vero e proprio. Incontrano poi Minosse, il mostro infernale che decide dove ogni dannato passerà l'eternità, girando la coda intorno al suo corpo a seconda di quanto in basso dovrà accadere. E ad ogni girone Dante si troverà ad incontrare nuovi mostri e nuovi pericoli. Ma riuscirà anche ad imparare tanto. Da Paolo e Francesca imparerà quanto è difficile l'amore. Dalla bocca di Ulisse i pericoli della conoscenza. Dal conto ugolino l'amore per i figli. Ma come è fatto l'inferno? Per Dante il dono più grande che è dato all'uomo è la ragione, che ci distingue da tutti gli animali. Usare la propria ragione per il male è ciò che a Dante fa paura. È così che più in superficie, nei primi sei cerchi abbiamo quei peccati detti di incontinenza, cioè che vengono quasi sempre fatti senza pensarci: sono la lussuria, la gola, l'avarizia, l'ira e l'accidia. Quindi si arriva ai violenti del settimo cerchio, più in basso di loro vi è la frode e l'inganno. Nell'ottavo troviamo le dieci categorie di ingannatori che hanno usato la loro intelligenza per imbrogliare gli altri. Più in basso di chiunque altro le anime dannate, di coloro che hanno usato la loro ragione per pugnalare alle spalle chi di loro si fidava, chi ha fatto loro del bene. La più crudele delle categorie sono i traditori, tra cui troviamo Lucifero stesso. Ogni dannato deve scontare la sua pena, una punizione scelta appositamente per il soggetto. Qui Dante introduce un nuovo metodo per assegnare la pena, il contrappasso. Il condannato è obbligato a mantenere un comportamento opposto a quello avuto in vita. Ad esempio, gli ipocriti, che hanno sempre camminato a testa alta, mostrandosi migliori di tutti, nell'inferno sono costretti a camminare chini. Ma una volta usciti da questa voragine, dopo aver visto il dolore di tante persone, cosa resta a Dante? Beh, se il protagonista sei tu, sta a te capire cosa c'è alla fine di questo viaggio. Una cosa però è certa. Dante vuole dire che un viaggio del genere non sarebbe stato possibile senza un aiuto fondamentale. Virgilio, la guida che c'è sempre stata accanto, rappresenta la ragione. Quindi non importa quale sia il percorso che scegliamo, quello che conta è rimanere sempre lucidi e razionali. Beh, adesso sembra che tutto sia finito così, ma il viaggio del nostro protagonista continua sotto la luce delle stelle.